Buon pomeriggio a tutti. Professore Ferroni, Fernando Ferroni, ve lo presento. Fa sempre così, quando si legge il suo curriculum fa sempre così. È un fisico sperimentale, è ai vertici della ricerca scientifica perché lui è il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e quindi ha in pratica la supervisione di tutti gli esperimenti scientifici dell'INFN che si svolgono praticamente in tutto il mondo. E ha cominciato la sua carriera al CERN di Ginevra. Quando era giovane ha lavorato al CERN di Ginevra, poi negli Stati Uniti e ha fatto praticamente un percorso all'interno di tutti i laboratori più grandi del mondo ed oggi, come vi dicevo prima, è il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Segue l'esperimento al Gran Sasso. Gli dobbiamo tanto perché al Gran Sasso non saremmo potuti andare senza il suo intervento. Azione. Si chiama raccomandazione. Il 19 maggio vi accompagno io. Il 19 no. Maggio ci aspetta, quindi ragazzi che... Poi ci incontreremo con lui, ragazzi che andranno il 19 maggio, ancora non abbiamo stabilito quali sono le... E poi da 4 anni che segue il nostro progetto, praticamente da quando il nostro progetto è nato. E anche questo ti fa curriculum, è vero? L'altra vita. Va bene, gli passo la parola. Grazie. Negli ultimi 4 anni ci sono state grandi scoperte nel campo della fisica delle interazioni fondamentali e quindi non ho avuto particolari difficoltà a venirvi a raccontare delle cose belle. Adesso, nell'ultimo anno non abbiamo scoperto niente, cioè sì, una cosa sì, forse, diciamo, non è una scoperta assoluta, ma relativamente al problema delle onde gravitazionali è stata una grande scoperta. E quindi ne volevo un po' approfittare per fare uno sguardo, una panoramica su quelli che sono un po' i problemi aperti, dove ci aspettiamo di dover investire tempo, energie, intelligenza e denaro per capire come far avanzare un po' la conoscenza nel settore. Intanto, diciamo, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è un oggetto abbastanza anomalo nel panorama della ricerca italiana. È fatto di persone che normalmente stanno in dipartimenti di fisica universitari, come vedete c'è anche Lecce, e in più ci sono 4 laboratori nazionali dove si fanno ricerche un pochino più, come dire, su macchine, su strumentazione che è residente nel nostro paese. I 4 laboratori nazionali sono Legnaro, che è vicino Padova, dove si fa fisica nucleare, Frascati, dove si fa fisica delle particelle, il Gran Sasso, che vedrete con i vostri occhi, quindi vedrete cosa vi si fa, e i laboratori nazionali del sud a Catania, dove si fa sia fisica nucleare che un fantasmagorico esperimento in mare di cui parliamo più avanti. Abbiamo un super centro di calcolo a Bologna, e 3 centri nazionali che fanno cose un po' speciali. Uno è il centro di supercalcolo a Bologna, uno è a Trento un centro di fisica applicata, e anche in particolare con un certo orientamento verso la radiobiologia,
e un centro di fisica teorica a Firenze che è il Galileo Galilei Institute. Non ci facciamo mancare niente. Come fra poco, pochi giorni, credo, avrete come ospite il direttore del Gran Sasso Science Institute, il rettore del Gran Sasso Science Institute, che è stato per 4 anni un centro dell'INFN che poi è diventato un'università del sistema universitario italiano. Vicino Pisa, a Cascina, abbiamo un consorzio italo-francese dove è ospitata l'antenna interferometro gravitazionale Virgo, che è stato partecipe delle scoperte delle onde gravitazionali. La peculiarità dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare rispetto a qualsiasi altro istituto di ricerca italiano è quello che ha del personale, 2000 persone, che si dividono tra tecnici amministrativi, ingegneri e fisici, ricercatori, ma la maggior parte delle persone che fanno ricerca sono universitari, dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori e professori, che le cui ricerche vengono sostanzialmente finanziate dall'istituto. E come vedete il rosso è un po' la parte universitaria, il blu è la parte dove i stipendi vengono pagati direttamente dall'INFN, e la parte universitaria è addirittura preponderante. Nella mia visione del mondo io farei tutto rosso, perché diciamo è bello che l'università possa avere dei finanziamenti per fare ricerca, ed è d'altra parte il posto dove poi si formano i giovani, quindi diciamo, le tesi di laurea si fanno anche da noi, però insomma, diciamo, è chiaro che poi il diploma di laurea, il dottorato e tutte queste cose vengono fatte nell'università. E questa è una cosa abbastanza anomala nel sistema universitario italiano. Si parla anche di soldi, perché per fare ricerca servono soldi, e senza tante complicazioni, diciamo, l'istituto ha un bilancio annuale di circa 300 milioni di euro. Per me sono pochi, però capisco che per altri possono essere molti, ma insomma, e questi 300 milioni di euro servono sia a fare la ricerca, servono a pagare stipendi, poi a fare la ricerca che ci piace, che è la parte blu, e poi a fare la ricerca che qualcuno ci dice di fare, che è la parte verde. Vabbè, il mondo è fatto così, bisogna sempre fare un po' di compromessi, non si può fare solo quello che ti piace. Però se tu non potessi fare quello che ti piace non funzionerebbe niente, perché diciamo su comando non è che uno lo andava a fare un'altra cosa, cioè se andavo a lavorare in una sana industria innovativa sicuramente mi pagavano di più, quindi è chiaro che devo fare il prezzo da pagare per stare in un posto dove ti pagano poco è che fai la ricerca che ti piace. La cosa importante è questa: la ricerca che ci piace è quella che vogliono fare i ricercatori, nessuno, io neanche, posso dire loro quello che fare, e loro fanno delle proposte, dice vorrei fare questo, vorrei fare quest'altro. Poi ci sono tutto un meccanismo complicato, ovviamente, di quella che in grandi parole inglesi si chiama peer review, in italiano si chiama un comitato che decide se quella sera tua idea è buona o è cattiva, e te lo fa fare o non te lo fa fare, mettendoci dei soldi per farla. E chiaramente facciamo tante cose, però le cose più importanti le facciamo al CERN, a Ginevra, dove facciamo grandi esperimenti e dove i nostri ricercatori sono particolarmente apprezzati e sono quasi sempre al vertice degli esperimenti che si fanno lì. Li facciamo al Gran Sasso, che il Gran Sasso è tuttora il più grande e il più importante laboratorio sotterraneo del mondo. Li facciamo a Cascina, dove studiamo le onde gravitazionali tramite lo strumento che si chiama Virgo, e poi facciamo questo stranissimo esperimento a largo di Capopassero, 100 km fuori nel mare, in una bella fossa del mar Mediterraneo che è profonda 3500 metri, dove abbiamo messo i rivelatori in fondo al mare, e con quei rivelatori vorremmo studiare i neutrini di altissima energia che vengono dalle profondità del cielo. Tutto questo è quello che, se volete, in qualche modo ho citato le quattro cose che ci costano di più in un certo senso intellettualmente e anche dal punto di vista del personale impiegato e dal punto di vista dei finanziamenti e dal punto di vista dell'impegno a lungo termine. Facciamo esperimenti comunque in tanti altri posti. Una cosa che vorrei sottolineare di questo istituto è questa: cioè qua ci si lamenta sempre in Italia, no, che vanno tutti all'estero, fuggono. Allora, il nostro punto è: all'estero, se sei laureato in fisica, ci devi andare,
perché se non sei stato all'estero, se non ti ha voluto qualcuno da qualche parte, forse non eri tanto, non eri così bravo, diciamo, e non hai questa voglia di fare esperienza e per maturare. Però ovviamente devi avere la possibilità di tornare, perché sennò quello è un esilio, non è il piacere di andare a imparare, quello si chiama esilio, che è tutt'altra cosa. Allora abbiamo fatto questa, l'anno scorso abbiamo fatto questo concorso, ne faremo un altro l'anno prossimo, tra l'altro, sempre 73 posti. Notate che 73 posti da ricercatore sono tantissimi, perché noi abbiamo 600 ricercatori, quindi non è che abbiamo 10.000 ricercatori, 70 è una goccia nel mare, 73 su 600 è il 12%, quindi insomma è importante. Abbiamo fatto un concorso e il 35%, un terzo dei vincitori sono dei giovani che stavano all'estero, che sono tornati, hanno fatto, si sono sottoposti alla prova che abbiamo loro inflitto e hanno vinto. Quindi, e non solo, un ulteriore 10%, 7%, hanno proprio un passaporto estero in tasca. Quindi, non solo, non, diciamo, per noi il meccanismo è virtuoso, si va all'estero, si impara, si torna, e, anzi c'è qualcuno dall'estero che vuole venire anche a lavorare con noi, a me pare una cosa bellissima. Allora, parliamo di scienza. E devo ricordarvi qualcosa sul bosone di Higgs, perché è vero che l'abbiamo scoperto, ma forse non l'abbiamo ancora capito del tutto. E vi devo dire qualcosa su quello che stiamo cercando, pur non sapendo che cosa è, che è abbastanza, un'affermazione abbastanza azzardata per un ricercatore, no? Dice, cercare quello che non si sa cos'è. Insomma. E, poi c'è la misteriosa formazione dell'oro, dei vostri gli anelli, le cose, e poi vi devo parlare di neutrini, capodogli e balene, che voi pure direte, ma questo è matto, ma, insomma, però c'è qualche cosa che ha a che fare. Allora, tanto per darvi un'idea dei luoghi dove ci piace fare esperimenti, a parte quelli normali, perché diciamo, tutto sommato il CERN è un posto normale, dove uno prende un aereo, atterra a Ginevra, prende una macchina, un taxi, arriva al CERN e si mette a lavorare, sembra quasi di stare qua fuori, tutto sommato, non cambia molto. Però insomma il Gran Sasso è un posto un po' speciale, perché uno deve andare un po' sottoterra. C'è un bellissimo esperimento, di cui tra l'altro i vostri, dei giovani probabilmente che magari conoscete anche, che stanno a Lecce, all'università, ne fanno parte. C'è un esperimento bellissimo che sta nella Pampa argentina, nella Patagonia argentina, è uno stranissimo esperimento che copre 3600 km quadrati con dei rivelatori messi ogni 10 km e che guarda i protoni che vengono anche loro da molto lontano e che sono abbastanza infrequenti a quell'energia, per cui devi stare su molta superficie. È un posto bellissimo, tra l'altro, un po' scomodo per arrivarci, devo dire. Insomma, bisogna prendere un aereo per Buenos Aires, poi bisogna prendere un aereo per Mendoza, poi bisogna affittare una macchina e guidare 4 ore nel nulla. Però, a parte questo, poi però c'è un simpatico villaggio, montagne sopra meravigliose, cioè, si può andare a sciare, così uno può andare a sciare sia d'estate che d'inverno, d'inverno scia qui, d'estate scia lì, quindi non c'è problema. È un posto, tra l'altro, che se cercate sulla carta geografica è facile da trovare, basta che chiedete squadra di rugby uruguaiana precipitata e si sono mangiati uno con l'altro, cioè ci cadde un aereo sulle Ande proprio lì sopra, e quelli che non sapevano più come tornare giù e non avevano la radio, non c'era il cellulare al tempo, e, insomma, qualcuno, diciamo, si mangiò gli altri per sopravvivere, poi qualcuno quindi l'hanno trovato. Sì, capita che uno si mangia, se proprio non c'è nient'altro da mangiare, sai, poi col freddo, era nel ghiaccio, insomma, sushi. Non lo consiglio, però insomma, se proprio uno è disperato. Abbiamo un bellissimo esperimento sulla stazione spaziale, si chiama Alpha Magnetic Spectrometer, e sta lì da un po' di anni e cerca di trovare l'antimateria, se ci fosse, nello spazio. Capopassero ve lo dico meglio dopo, e poi c'è un bellissimo esperimento che guarda il cielo alle Isole Canarie, guarda la luce Cherenkov degli sciami che vengono dal cielo. Ma insomma, tanto per darvi un'idea che non ci facciamo mancare niente, poi c'è un esperimento in Giappone, e in Europa neanche ve li dico perché l'Europa è ormai dietro l'angolo. Ci manca l'Africa, devo dire, bisognerà risolvere questo problema. Vabbè,
Vi ricordo che il bosone di Higgs è stato scoperto nel 2012. Nel 2012 fu osservato questa particella e, con questi grandi esperimenti Atlas e CMS, il professor Peter Higgs, che aveva predetto 50 anni fa diciamo l'esistenza di questa particella, si è fatto un bel viaggio a Stoccolma e si è preso il meritato premio. Quella che era allora a capo dell'esperimento Atlas, Fabiola Gianotti, diciamo, è poi diventata direttore generale del CERN, quindi come dire, c'è una logica nelle cose. Il problema è se da allora a oggi abbiamo capito meglio il bosone di Higgs. Questo è il filmino, no, carino, che dice come giorno per giorno come si accumulava il segnale di un bosone di Higgs, e il segnale del bosone di Higgs è quella cosa che sta sopra la curva continua, che a un certo punto c'è un bozzetto. Il bosone di Higgs fu scoperto in una maniera molto semplice. Vi avranno detto che il bosone di Higgs ha dato massa a tutte le particelle, cioè, bella cosa. E quindi più la particella è pesante, più il bosone di Higgs, come dire, si accoppia a quella particella. Il bosone di Higgs è stato scoperto paradossalmente nel canale in due fotoni, Higgs che decade in due fotoni. Il fotone non ha massa. Quindi la prima domanda interessante è: ma come ha fatto? Come fa a decadere in due fotoni se il fotone non c'ha massa? Vabbè, questo in qualche modo si supera, perché ci sono, come si dice in fisica, ci sono dei diagrammi, va bene? Allora, i fotoni possono essere emessi anche dagli elettroni, per esempio. Quindi dagli elettroni non funzionerebbe, perché l'Higgs in due elettroni è troppo poco, la massa dell'elettrone è piccolissima, però qualunque particella carica può emettere un fotone. Quindi se voi fate il diagramma l'Higgs che decade, le particelle non devono decadere veramente, possono decadere virtualmente, loro stanno nel mondo della meccanica quantistica, quindi che gli importa, basta che poi vengano riassorbite. L'Higgs decade in due quark top, quelli sono pesantissimi, quindi è la cosa più probabile, non ci può decadere perché due quark top pesano più dell'Higgs stesso, quindi l'unico modo è che i top emettano ciascuno un fotone, loro vengono rimangiati dall'Higgs e tutto funziona, Higgs in due fotoni tramite il diagramma virtuale dei quark top, molto carino, tanto prove dell'esistenza della meccanica quantistica a livelli straordinari. Allora, comunque tutto ciò, questo è un canale rarissimo, cioè un Higgs decade in due fotoni una volta su 100.000 rispetto a quanto gli piacerebbe fare sulle altre particelle, e quindi ci è voluto un po' di pazienza, però la differenza è che l'Higgs, che due fotoni sono una cosa facilissima a vedere, mentre due qualsiasi altre cose sono una cosa molto più complicata, perché è così. E vabbè, comunque, una volta scoperto siamo tutti contenti, ormai diciamo sì. Era il 2012, ormai quel segnale è diventato altissimo, ma quello che non sappiamo è perché l'Higgs è una particella borderline. Lo dici, mamma mia, che ha fatto di male? Se borderline, insomma, c'ha dei costumi strani. C'ha una massa di 125,6 GeV, cioè pesa circa 130 volte un protone. Ma chi se ne importa? No, ma invece la cosa interessante è perché tutte le teorie più in voga all'epoca, prima della scoperta del bosone di Higgs, dice quella famosa parolaccia che si chiama supersimmetria, che per fortuna non esiste, quindi non è stata trovata perché è una cosa orrenda, diceva che il bosone di Higgs doveva essere leggerissimo, diciamo tipo 90, non 125. Già 125 ha turbato un po' tutti, però se tu togli la supersimmetria, allora il bosone di Higgs si accoppia alle particelle della scala dell'unificazione, quindi che ne so, 1 milione di GeV, 100 milioni di GeV, vabbè, no, il bosone di Higgs pesa 125 GeV, chi l'ha fatto pesare 125 GeV? Saperlo. Domanda interessante che non ha avuto ancora una risposta. Questo è il primo mistero glorioso, diciamo, della fisica delle particelle elementari, quella classica, diciamo. La seconda è che il bosone di Higgs non spiega manco per niente il fatto che voi ci siete, invece di essere tutti bei lampi di luce che girano per l'universo. Se stuccavo l'universo è nato da qualche cosa che comunque era simmetrico. C'era tanta materia e tanta antimateria, perché non è che uno può fare la materia e non fa l'antimateria, lo spiega anche Dan Brown, quindi immagine un po'. Ma dove è finita l'antimateria? Perché se c'era l'antimateria noi qui non c'eravamo. E questo è un altro problemino glorioso che non è stato risolto. E poi c'è il terzo mistero glorioso,
che è quello della materia oscura, su cui poi ci soffermeremo. Ma la cosa più interessante del bosone di Higgs, in realtà, è un grafico stranissimo in cui ci sono due particelle che non sono a caso. Una è il bosone di Higgs, perché è il protagonista di questa storia, e l'altro è il quark top. Allora, il quark top è quello in cui il bosone di Higgs non può decadere, perché il quark top pesa più del bosone di Higgs. Però è la particella, come vi ho detto, alla quale lui virtualmente vuole accoppiarsi per forza, perché è la particella più pesante che sta sul mercato in questo momento. Quindi lui, disperato, vuole sempre accoppiarsi al top. Il top gli sfugge perché non c'è, perché pesa troppo, però virtualmente continuano a fare cosacce virtualmente, ma mai in realtà. Allora, ci sarà una relazione tra la massa del top e la massa dell'Higgs e qualcos'altro? Ebbene sì. Quella che, la relazione tra la massa del top e la massa dell'Higgs è il destino dell'universo. Dico, ragazzi, cioè, rendetevi conto. Che vuol dire? Vuol dire che, dato una massa del top e una massa dell'Higgs, c'è un punto in un piano, massa top e massa X, va bene? Su quel piano, però, si possono disegnare i destini dell'universo. Allora, non è che i destini dell'universo possono essere molti. O l'universo è stabile, o l'universo è instabile, o l'universo è, parolaccia, è brutta parolaccia, metastabile. Cioè, che vuol dire? Preoccupate, ve lo dico. Allora, se è instabile è chiaro, no? Cioè voi cominciate a scendere, il piano inclinato diventa sempre più ripido e via, sparite nel nulla. La metastabilità è come quella di prima, tranne che voi non lo sapete. Cioè voi camminate in piano, cioè a un certo punto fate il passo sbagliato e cadete nel precipizio che va giù e da cui non si risale più. Però voi non lo sapete, l'altra volta lo sapevate, nel senso che è dall'inizio che siete cominciati a cadere. La terza è la stabilità. Camminate per sempre in questo universo dove non succede niente. Beh, insomma, non succede niente è una parola forte, però questo in fisica non è molto bello come concetto, quello sopra. Quello sotto invece sì. Quello sotto è il famoso potenziale del, diciamo, in cui vive, cioè Bosone Higgs vive in una buca di potenziale, no? Tutto vive in una buca di potenziale, pure noi siamo in una buca di potenziale. La nostra energia è minima, tranne quando non ci agitiamo, va bene, se no staremo tutti svolazzando in aria, ma per svolazzare in aria bisogna pagare la benzina, no? Se non paghi la benzina stiamo tranquillamente sulla Terra. Allora, il bosone di Higgs sta in queste ciotole, però la differenza tra le due ciotole è molto importante, perché uno è un sombrero e una ciotola per i cani. Va bene anche per i gatti, ma insomma, purché non sia troppo alta. Allora, vedete, il problema è che il sombrero, le pareti del sombrero possono arrivare all'infinito senza che nessuno si turbi, e la ciotola no, la ciotola può essere solo alta, se no il cane non mangia. Allora, se tu, esiste una cosa strana in meccanica quantistica che è l'effetto tunnel. Sì, l'effetto tunnel è quello, il tunnel sapete com'è, uno entra da una parte e esce dall'altra, passando sotto una attraverso una montagna o attraverso, diciamo, qualche cosa che hai dovuto forare. Ora, normalmente in meccanica classica, se tu stai davanti a una montagna e qualcuno non ha scavato il tunnel, tu ci puoi sbattere la testa quanto ti pare, ma di là non vai, no? O a meno che a botte di testate non sfondi la montagna, ma non lo consiglierei. In meccanica quantistica, invece, se tu non hai davanti a te una barriera infinita, esiste una probabilità che tu ti trovi di là. La meccanica quantistica si sa che è strana, non è che è inutile che mi chiedete perché, è così. Allora, se tu non hai una barriera di potenziale infinita davanti a te, prima o poi di là ti ci trovi. Quindi nella ciotola per cani, di là ti ci troverai, e quando ti sei trovato di là, sei precipitato nel vuoto. In quello vero, perché non stai in quello vero, tu. Se invece stai di qua, non ci potrai mai precipitare nel vuoto. Quindi questo è l'universo stabile e quello è l'universo metastabile. L'universo instabile non ve lo faccio vedere perché non c'era, quindi è inutile discutere una cosa in cui noi non c'eravamo. Vabbè, questo è un primo problemino interessante, il primo mistero glorioso. Il secondo mistero glorioso è quello dell'antimateria. Allora, all'inizio c'erano le particelle e le antiparticelle. Benissimo. Poi, evidentemente una particella ha insultato un'antiparticella, e si sa come cominciano le cose, no? Cioè uno insulta un amico, gli amici, quello chiama in soccorso gli altri, si sviluppa una guerra tremenda, che non c'erano le Nazioni Unite all'inizio dell'universo, comunque non servirebbero a niente, servono manco adesso, immagino da allora. E c'è cominciata questa grande guerra. Allora, normalmente
Se voi avete 10 particelle e 10 antiparticelle, la guerra finisce quando sono morti tutti. Però come erano gli Orazzi e i Curiazzi, alla fine si sa come uno sopravvive sempre. Ed è successo proprio così, apparentemente. Una particella, ogni miliardo, c'era un esercito di un miliardo di particelle, un miliardo di particelle, ogni miliardo una sopravviveva, una particella. Quindi l'antimateria è scomparsa e siamo rimasti noi. Siamo figli di questa guerra fondamentale. Sì, ma la domanda è, ma perché? Boh, a saperlo. Terzo mistero glorioso, spiegato nel film perché l'attrice parla con voce più delicata di quanto potrei io. Noi, i pianeti, le stelle, le galassie, siamo fatti di una materia che costituisce solo una piccola parte di ciò che esiste nell'universo. Rappresentiamo solo il 4% del tutto. Circa un quarto del cosmo, il 26%, è di materia invisibile che non sappiamo di cosa sia fatta e che chiamiamo materia oscura. La parte rimanente dell'universo è costituita da una componente altrettanto misteriosa chiamata energia oscura. La materia oscura non interagisce, se non debolmente, con la materia normale, però fa sentire i suoi effetti con la gravità. Per questo è stato possibile intuire già nel secolo scorso la sua esistenza. Osservando le galassie, per esempio, vediamo qualcosa di sorprendente. Per la legge di Keplero, le stelle più esterne dovrebbero ruotare più lentamente di quelle interne. Invece, si è visto che vanno incredibilmente alla stessa velocità di quelle più vicine al centro. La causa di questo fenomeno è una forza di gravità esercitata da qualcosa di invisibile. Questa cosa invisibile è la materia oscura, una sorta di nuvola, un alone molto più grande delle galassie stesse. C'è un altro modo per individuare la presenza di materia oscura. Immaginiamo un occhio che riceve la luce proveniente da una galassia. E immaginiamo che tra l'occhio e la galassia ci sia una massa di materia oscura. La luce ci arriverà deviata. Così. 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 Poiché siamo in uno spazio a tre dimensioni, le immagini formano un disco, un anello. È quello che si chiama l'anello di Einstein, la lente gravitazionale, un'altra spia dell'esistenza di materia oscura. Per fare un esperimento di... Quello è fatto per i bambini, voi siete cresciuti, non c'è bisogno che vi si spieghi. Come? Volete vedere l'esercizietto? No. Ah. Ma anche perché poi dovreste rompere un bicchiere, questo è il problema per farlo. E non so se a casa sarebbero contenti. Chiaro? È vero che i bicchieri di Ikea, che suggerisco nel caso si voglia fare l'esperimento, costano poco, però diciamo, non vorrei. Allora, avete capito quali sono i misteri gloriosi? Quelli li dovremo risolvere e quindi adesso bisogna attrezzarsi per risolverli. In particolare, al Gran Sasso, il Gran Sasso è uno dei luoghi privilegiati per cercare di risolvere il problema della materia oscura. In realtà, il Gran Sasso è un laboratorio assai strano perché sta sotto una montagna, però è il miglior laboratorio al mondo per studiare l'evoluzione delle stelle. Voi direte, ma questo ci prende, diciamo, in giro, perché uno normalmente le stelle le vuole guardare col telescopio, col radiotelescopio, con quello che vi pare, ma uno le vuole vedere in faccia. Stando sottoterra non si capisce come faccia a vedere le stelle. In realtà, stando sottoterra, le stelle si capiscono molto meglio che stando sopra, perché il cuore, il motore delle stelle è la fusione nucleare. E il prodotto migliore della fusione nucleare sono i neutrini. Quindi, studiando i neutrini, si capisce come si evolve una stella, perché dipende da quello che sta bruciando, che tipo di, diciamo, qual è l'energia dei neutrini che emette, e si capisce come muore una stella, perché nel momento in cui la stella diventa una supernova, ammesso che ci diventi, perché non tutte le stelle diventano supernove, il Sole non diventerà una supernova, ma questo non ci salverà lo stesso, perché comunque diventerà una nova, e quindi arriverà tranquillamente a mangiarsi tutto quello che c'è fino a oltre Marte. Ma 2 miliardi prima di fare questa ignobile fine, la Terra,
comunque sarà stata seccata dal fatto che la temperatura del sole ogni giorno aumenta un po'. Non tanto, non è il cambiamento climatico che vedete adesso, no, però ogni giorno la temperatura del sole aumenta un po', quindi dicono che fra 1,5 miliardi di anni comunque la Terra sarà cotta. E certamente in una Terra senza acqua non sarà facile vivere. Amene? Però comunque quando una stella diventa una supernova c'è un momento in cui la supernova, schiacciata dalla gravità, produce il massimo delle reazioni che può produrre, spara botti, fiotti di neutrini che possono essere osservati. Perché nel Gran Sasso? Perché i neutrini del Sole o i neutrini delle stelle che muoiono si possono osservare al Gran Sasso? Non si potrebbero osservare in questa aula? Non potremmo domani, vengo qui, mi ospitate per un po', costruiamo un bel rivelatore di neutrini, che è una cosa facilissima, la mettiamo qua dentro e osserviamo i neutrini? No, perché i neutrini interagiscono poco, e quindi qualunque cosa ci mettessimo qui dentro sarebbe poco per vederli, ma la verità è che qualunque cosa mettessimo qui sarebbe bombardata dai muoni, dai raggi cosmici normali, e quindi noi non potremmo fare altro che vedere queste bellissime tracce che passano da tutte le parti, tra le quali non vedremmo mai un neutrino, perché il rivelatore sta sempre a dire muone, 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 dice, ma il neutrino quando lo vedi? No, muone, 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 allora andiamo sottoterra, il Gran Sasso si mangia tutti i muoni e rimangono i neutrini e l'eventuale materia oscura, se ci fosse e interagisse. Allora, e il tunnel, sì, va bene, no, il tunnel è un'altra cosa. I neutrini li abbiamo mandati dal CERN al Gran Sasso, ma non sono passati per il tunnel, non c'era bisogno, diciamo, adesso poi... Adesso vedrete, mo fanno il tunnel, il prossimo governo fa il tunnel. Allora, il Gran Sasso, come vi ho detto, serve perché si mangia tutti i raggi cosmici, quelli carichi, rimangono solo i neutrini e l'eventuale materia oscura, e quindi si può fare l'esperimento. Il Gran Sasso lo vedrete, quindi forse l'anteprima, diciamo, è anche abbastanza inutile. È un bel laboratorio, piuttosto grande. Ci incontrerete, anche se voi andrete di sabato, quindi spero che i ricercatori siano il sabato, ci sia il minimo indispensabile, stiano tutti in vacanza su in montagna, andare a fare una passeggiata a Campo Imperatore o a mangiarsi pasticcini all'Aquila. Comunque nei giorni in cui ci sono, la maggior parte dei ricercatori che voi potrete osservare al Gran Sasso, che non sono dei neutrini ma sono degli stranieri, perché, diciamo, essendo un laboratorio il più importante nel mondo per questo tipo di ricerche, il numero di stranieri che lo frequenta è molto più grande del numero di italiani che lo frequenta, anche perché il resto del mondo è molto più dell'Italia, quindi ci sono delle proporzioni ragionevoli. Allora, come si fa a cercare... come ho detto, nel Gran Sasso sicuramente i neutrini arrivano, infatti c'è un esperimento che si chiama Borexino, che studia i neutrini solari, li ha misurati benissimo, tutto bene... E, tra l'altro la garanzia Borexino è la garanzia che il sole è acceso, perché voi dici ma come il sole non è acceso, io vedo la luce, no, oggi ovviamente la luce del sole non la vedo, però sì, sopra le nuvole c'è, no, il problema è che la luce che viene, che voi vedete oggi è fossile, cioè è uscita 8 minuti fa, per carità, ma dentro ha girato per 200-300 mila anni cercando la via per uscire, perché i fotoni interagiscono e sbattono continuamente tra di loro e con i nuclei, quindi continuano a fare giri contorti dentro e prima di uscire. I neutrini no, il neutrino viene emesso da una reazione di fusione, spara dritto e non si ferma più e arriva fino a qui e poi continua anche oltre. Ogni tanto uno ci lascia un segno della sua presenza. E quindi questa è la garanzia che i neutrini, diciamo, i neutrini che vediamo eventualmente nel nostro esperimento sono sicuramente nati 8 minuti fa, non sono nati 200.000 anni fa. Ma quello che noi vogliamo cercare di capire è anche se la materia oscura si comporta un po' come i neutrini. Che vuol dire? Beh, avete visto che la materia oscura non sappiamo cos'è, punto primo. Allora, sapendo cos'è è molto difficile cercare una cosa che non si sa cos'è, ed è il problema che avevo posto. Per cui, nella nostra miseria intellettuale, l'unica ipotesi che facciamo è, ma sarà fatta di particelle pure quella, va bene? Ma se fosse fatta di particelle, pur debolmente interagenti, ogni tanto una particella di materia oscura vorrà interagire, vorrà sbattere contro un nucleo di materia normale? La risposta è non lo so.
notate bene, ma se lo facesse, allora forse io potrei rivelare lo spostamento di questo, la materia oscura non la vedo, però potrei rivelare lo spostamento di questo nucleo di materia oscura, che peraltro è più o meno quello che farebbe un neutrino. In realtà il neutrino non sposta un nucleo, il neutrino emetterà un tirerà fuori un elettrone, ma insomma comunque e per fare questo come faccio? Vado sotto il Gran Sasso perché lì non c'è altro a parte i neutrini, che però so benissimo quanti sono perché li ho misurati in tutti i modi, e vado in un esperimento che cerca di vedere come diciamo lo spostamento di un nucleo, poco, perché la bottarella non deve essere tanta, perché se la bottarella fosse molta io starei soffrendo, e voi pure, tutti colpiti dalla materia oscura, tutti in lacrime, no, invece siamo benissimo, quindi non deve essere né frequente né doloroso, quindi il nucleo si sposterà un pochino. L'idea è quella di avere dei rivelatori di un liquido nobile. Oddio, che è un liquido nobile? Il rum, no? Il whisky, no? Il vino, no? Il liquido nobile è un liquido che è la liquefazione di un gas nobile. Il gas nobile si sa cos'è. Il gas è nobile, perché nobile è un gas? Il gas è nobile perché non si abbassa mai a parlare con gli altri, a lui non gli serve niente, vive nel suo mondo fatato di shell complete di elettroni, quindi a lui non gli serve nulla. Allora, quando arriva la materia oscura, se arriva, punto primo, e sbatte contro il nucleo nobile, se sbatte, assunzione numero due, quello che farà è che un elettrone esce, va bene? A quel punto però quell'elettrone non lo vuole più nessuno, perché tutti gli altri atomi nobili che ci sono intorno a quell'elettrone non lo vogliono, perché loro sono nobili e completi. Quindi basta che io metto un campo elettrico, mi succhio l'elettrone parte accelerando, correndo verso il campo elettrico, però fa un certo casino, certo sbatterà contro altri nuclei, tirerà fuori altri elettroni, quindi alla fine sul fondo, qualunque cosa io ci metto, ci arriva un botto di elettroni, corrente elettrica che rivelo sotto forma di un impulso. Ma c'è di più. I liquidi nobili scintillano. Dice, che è questo? Vuol dire che se l'elettrone è stato tirato fuori dalla shell, questo è xenon è bello cicciuto, è stato tirato fuori, che ne so, dalla terza shell, no? Ci sono tante shell nell'atomo, dalla terza shell, e c'è un buco nella terza shell, l'atomo non vuole stare con un buco nella terza shell, perché quella non è una configurazione di minima energia. Quindi dalla quarta shell un elettrone cade subito nella terza shell, però per cadere nella terza shell deve mettere un fotone. Quindi questi fotoni poi si vedono perché è luce, ma tipicamente hanno frequenze luminose, in realtà sono ultravioletti, ma insomma vabbè, chi se ne frega, vediamo anche quelli. E quindi ci sono due fenomeni, sia il fenomeno della raccolta degli elettroni, che è la ionizzazione, perché gli atomi sono stati ionizzati, sia l'emissione della luce, quindi la scintillazione. I due fenomeni insieme permettono di capire diciamo il tipo di interazione che c'è stata, quindi sapremmo riconoscere, se la materia oscura si comportasse come diciamo noi, la sapremmo riconoscere subito. Non c'è nessuna garanzia che la materia oscura voglia comportarsi come diciamo noi, vi sia chiaro, è una ricerca al buio, giusto, al Gran Sasso, al buio. Quindi ovviamente per la scienza vive di competizione, quelli lo fanno con lo xenon, allora noi abbiamo trovato chi lo fa con l'argon, perché argon e xenon, chi vince? Beh, è sottile il ragionamento, l'argon è più leggero dello xenon, quindi lo xenon apparentemente ha dei vantaggi perché se volete è più grosso, no? Diciamo, però in realtà l'argon essendo più leggero, se tu urti nello stesso modo argon e xenon, l'argon camminerà di più, quindi diciamo l'effetto lo dovresti vedere meglio. Però lo xenon magari scintilla di più, insomma la scienza è fatta di tentativi, su questo provando e riprovando, diceva l'Accademia del Cimento.
E quindi proveremo anche questo esperimento che si chiama Dark Side. Tanto siamo sempre sull'oscuro, no? È importante che chiamare tutto oscuro. Allora, l'argon è un oggetto gradevolissimo rispetto allo xenon, perché, come voi forse sapete, l'argon è, dunque, nell'atmosfera terrestre prima c'è l'azoto, poi c'è l'ossigeno, poi che c'è? No, l'anidride carbonica è un prodotto complicato che facciamo noi. Vabbè, no, cioè sì, c'è CO2, ma non è un elemento semplice. L'altro elemento semplice che c'è è l'argon, di cui ce n'è tanto. Quindi se uno prende la paletta e riempie la bottiglia così, e c'ha, diciamo, c'è tanto argon in quella. Tra l'altro, separare l'argon dall'ossigeno, l'argon è 40, l'ossigeno è 16, quindi butta via subito, è facile. Qual è il problema? Il problema è che l'argon vive, come abbiamo detto, nell'atmosfera, e l'atmosfera è bombardata da quei maledetti raggi cosmici di cui sopra. Quindi ogni tanto un argon 40 viene urtato da un protone, neutrone, da una cosa che viene giù dal cielo, tanto vengono tante cose dal cielo, e si tramuta in argon 39, cioè prende un neutrone, esce, e lui rimane argon, perché la chimica è determinata dal numero di protoni, però non pesa più 40 e poi pesa 39. Allora, se vorrei sentire il sonoro e chi se ne frega, va bene? Sfortunatamente, l'argon 39 non è stabile. Cioè, l'argon 39 è radioattivo, cioè decade. Decade emettendo un elettrone. Allora, se uno si ficca in un rivelatore in cui vuole vedere una cosa che non succede mai, che è la materia oscura, che fai? Ti ficchi dentro l'argon 39 che spara elettroni? Non mi sembra carino, no? Mi sembra carino. Oh, notate bene che non è che di argon 39 ce ne sia, e questa cosa mi ha fatto ridere, perché una volta sono andato in uno dei paesi dove non bisognerebbe andare, in Iran, no? Dove c'hanno le centrifughe, a me interessava capire se riuscivo a fargli centrifugare una cosa utile, no? Invece dell'uranio inutile che centrifugavano. E quello mi ha detto: ah, professore, l'argon lo possiamo centrifugare noi, il problema è che le centrifughe funzionano per arricchire una cosa all'1%, al 5%, al 10%, qua c'è, questo ce n'è uno, cioè ce n'è 10 a meno 15, e 10 a meno 15 è un numero enorme, perché 10 a meno 15 rispetto a un numero d'Avogadro comunque sono 10 alla 8, e 10 alla 8 atomi di argon 39 che stanno per ogni mole è una cosa che spara continuamente, no? Elettroni. Vabbè. Allora bisogna trovare un altro sistema, bisogna togliere sto argon 39 se vuoi fare l'esperimento, non c'è niente da fare. Oh, nessuno è perfetto, perché lo xenon dentro c'è il krypton, quando raccogli lo xenon c'è il krypton, che è un altro oggetto, come sapete, krypton deve essere sicuramente radioattivo, visto che Superman ci si nutriva di krypton, di kryptonite, quindi. Allora che bisogna fare? Come ho detto, chi produce l'argon 39? I raggi cosmici. Ma siccome l'argon è dappertutto, cioè ci sarà l'argon intrappolato nelle miniere, beh, in fondo nelle miniere c'è l'atmosfera. Allora andiamo a raccogliere l'argon 39 dalle miniere, andiamo a raccogliere l'argon nella miniera. Effettivamente, se lo raccogli nella miniera, nella miniera c'è 300 volte meno argon 39 di quanto non ce ne sia nell'atmosfera. Però sarebbe meglio se non ci fossero neanche quelli, perché l'effetto, vedete, se io voglio vedere un segnale che sta da questa parte, quella linea nera sono i botti dell'argon 39 che mi devo togliere da torno, va bene? E devo abbassarmi al livello in cui diciamo, non posso più eliminare niente, perché un certo fondo me lo dovrò prendere nella vita. E come faccio? L'idea geniale, tutto da dimostrare che funzioni, anche perché io... Posso confessare, professoressa? Dove stai? Lo confesso. Cioè, io all'università l'esame di chimica non l'ho mai fatto. Cioè... Sono andato a due lezioni di chimica. Dopodiché sono andato dal preside di facoltà. Ho detto, preside... Guardi, io ce la metterei tutta, non ce la posso fare. Cioè, me lo dica subito. Se chimica è obbligatoria, cambio e vado a matematica, perché lì chimica non me la vogliono far fare.
e quello disse: ma figliuolo, sai com'è il preside, sai, buono, cioè, ma che vorresti fare? Io disse: ma guardi, farei volentieri algebra superiore, per esempio, teoria dei gruppi, cioè mi faccia fare una cosa che c'ha una relazione col mondo. Chimica c'ha molta più relazione col mondo di quanta ne c'è l'algebra dei gruppi, tuttavia io proprio chimica non ce la potevo fare. Quindi diciamo, mi avventuro in un terreno a me sconosciuto. L'idea è che per distillare, come si fa a separare l'argon 39 dall'argon 40? Ora, chimicamente non si può, questo è noto perché è argon, quindi non c'è nessun processo chimico che lo può separare. Però pesano diversamente, no? Pesano diversamente. In una centrifuga non ce la posso fare perché la centrifuga non è così efficiente da separare 39 da 40. Quindi devo fare distillazione, vapore, distillazione. Il problema è che se ti fai il conto, non io che non sono capace, mi hanno detto che servivano un numero di stadi di distillazione immenso, per cui alla fine mi hanno detto: guarda, non c'è problema, dacci una colonna di 300 metri e io ti distillo l'argon 39 dal 40. 300 metri di colonna, intanto io non sapevo dove metterli. È vero che si può fare con le torri in cascata, ma poi c'è un punto che ho chiesto: ma quanto consuma sto oggetto? Ah, dice, guarda, questo non ce lo devi chiedere, cioè megawatt, ho detto, chi paga? Allora, siccome la forza della fisica è disporre di pazzi scatenati ai quali vengono idee fuori della grazia del Signore, che però sono quelle giuste, uno ha detto: facciamo così, andiamo a cercare un pozzo che sia più di 300 metri, in cui mettere la colonna una sola e dritta, che così ci costa meno, e visto che siamo in un pozzo, facciamo la criogenica in maniera che una volta che è fredda la corrente costa poco. Ah, dice, mazza, che genio. Cioè, dove la trovo la miniera? E in quel momento appare, uno legge il giornale, dice: guarda, qui hanno detto che Carbosulcis sta chiudendo. Lì c'hanno miniere da offrire. Che bello. Insomma, sono andato. No, cioè, gli operai non erano per niente contenti, i poveretti. Gli ingegneri un po' di più, perché hanno detto: qua si fa qualcosa. Cioè, sono andato lì e mi hanno messo un vestito da minatore, una cosa che era l'ossigeno per l'emergenza, il casco, la pila, mi hanno caricato su un ascensore che mentre scendeva giù 400 metri faceva tutto, io ho detto: madonna mia. E lì improvvisamente ho capito perché è bene che le miniere vengano chiuse tutte e si usano delle macchine per estrarre il minerale. Comunque alla fine ho detto: bella, la facciamo qui. Quindi adesso abbiamo tolto l'ascensore, abbiamo tolto tutto, mo sono arrivati i primi pezzi e stiamo montando la colonna. Notate bene, è un luogo splendido, eh? Si chiama Nuraghi Figus, sta a Montesinni, sta nel Sulcis, ed è veramente vicino a Porto Vesme, che è un posto meraviglioso sul mar Mediterraneo dalla parte ovest della Sardegna, un posto fantastico, cioè mi ci potrei, forse se mi fanno direttore di quella cosa, fra un anno quando smetto vado lì e vado al mare. Posto meraviglioso, certo il pozzo è un po' meno meraviglioso. La colonna che stiamo montando è un oggettino che è più alto della Torre Eiffel, bene, vabbè, ma insomma che sarà mai. I primi pezzi della colonna sono questi oggetti che vedete in fotografia qua. Vabbè, però, dov'è il vantaggio? Che se io separo 39 da 40 e tutto quello che è più leggero lo posso separare alla grande, quindi io posso diventare la migliore fabbrica di ossigeno 18 del mondo. Siccome poi costa poco l'elettricità, no, l'elettricità costa tanto, ma siccome criogenica costa poco, forse è conveniente. Voi mi direte: e che ce fai con l'ossigeno 18? Qualcuno ha la più pallida idea che cosa ci fa con l'ossigeno 18? Sì, l'ossigeno 18 ci si fa l'acqua H2 18O, e voi direte: è buona? Questo non lo so. Sicuramente non è velenosa, diciamo, però un po' costosa sarebbe, quindi non vi consiglio al ristorante di dire: mi dia dell'acqua H2 18O. Però quest'acqua serve a essere portata in bottiglie opportune negli ospedali, in quasi tutti ormai, diciamo quelli grossi, ci sta un ciclotrone. Il ciclotrone è uno stupidissimo oggetto in cui i protoni vengono accelerati e sbattuti e escono alla fine con una certa energia, 17 MeV direi, una cosa del genere, e vanno a sbattere contro H2 18O. A questo punto H2 non se ne frega, ma 18O diventa fluoro. Ah, come diventa fluoro? Eh sì, diventa fluoro.
E il fluoro 18 si attacca a una molecola che si chiama DFG, e di nuovo la mia, questa poi addirittura è chimica farmaceutica, quindi immaginatevi, a una molecola che è DFG, che se ti iniettano il DFG, quello, siccome è uno zucchero raffinato, uno zucchero intelligente, si va a attaccare proprio lì dove io non vorrei che si attaccasse, perché non vorrei mai che mi dovessero fare un'iniezione di DFG, però se c'è un tumore, quello si va a attaccare al tumore. E a quel punto il fluoro 18 comincia a sparare, perché il fluoro 18 è radioattivo, quello spara positroni, notate bene. Ma positrone è antimateria. Quello subito acchiappa l'elettrone più vicino, lì è boom! E più e meno spariti, gamma, quindi un fotone da parte, un piccolo bosone di Higgs in fondo, quindi i due fotoni vengono sparati uno da parte uno dall'altra, fuori c'è una macchina che è un piccolo calorimetro, l'equivalente di quello con cui si scopre il bosone di Higgs che sta all'intorno, che te lo guarda, e quindi vedete, già abbiamo prodotto una cosa, cercando un fantasma che è la materia oscura, già abbiamo prodotto una cosa utile al mondo, ma in realtà l'idea che abbiamo avuto è ancora più ganza. Perché se io sostituissi, allora, quell'esperimento sull'argon usa l'argon e poi usa anche un rivelatore di luce che invece di essere un fotomoltiplicatore è un silicon photomultiplier, un oggettino di silicio, diciamo, che rivela i fotoni, benissimo, che è molto veloce. L'argon è velocissimo e il rivelatore di luce è molto veloce. Allora che succede? Se voi, sempre, spero che nessuno di voi abbia mai a che fare, parlo anche per me, se uno viene messo dentro una tomografia, quell'oggetto come funziona? Funziona che i due fotoni sbattono contro due cristalli di qualche cosa, uno sopra e uno sotto, e questo traccia una linea. Con una linea non ci si impara niente. Continuando, quello continua a sparare però il fluoro 18, perché è tutto un emettitore. Le linee si continuano ad accumulare, quindi alla fine quell'oggetto gira intorno a voi, no? E quindi alla fine ti fa una mappa tridimensionale del tumore. L'unico problema è che dovete stare lì sta mezz'oretta, diciamo, e comunque una volta che vanno fatto il fluoro 18, che voi state lì o no, purtroppo è indifferente, il fluoro 18 continuerà a decadere nel vostro corpo anche quando vanno andate a casa, va bene? Anzi, c'è il famoso problema, ti devono tenere in ospedale perché poi lo scarto radioattivo, insomma, la pipì radioattiva deve essere buttata da qualche parte, quindi insomma, vabbè, c'è un certo numero di problemi, non vi preoccupate. Se si potesse ridurre il tempo, diciamo, di questo irraggiamento, sarebbe bello per tutti, va bene? E come si fa? Dov'è il problema? Che se voi avete, alto a sinistra, non avete nessuna idea da dove parte, no? Da dove il positrone si è annichilito con l'elettrone, e voi non avete nessuna risoluzione lungo l'asse di volo. Se voi poteste usare un oggetto che ha una risoluzione temporale altissima, quindi misurare il tempo con i fotomoltiplicatori al silicio e l'argon che emette rapidamente, che è il pannello a destra, voi potreste avere una risoluzione dell'ordine di qualche millimetro, purché riusciate a fare una risoluzione temporale di 30 pico secondi, che sono pochi, va bene, però insomma adesso miliardesimi di secondo in qualche modo si possono fare. E quindi in questo modo voi potreste stare lì infinitamente meno tempo, perché io so da dove è partito. E questo aiuterebbe, vabbè, vediamo se ci riusciamo a farlo, ma basta con i discorsi tristi sulle malattie. A Virgo, come noto, sono state misurate onde gravitazionali ormai di tutte le specie. Quello che volevo dirvi non è tanto quella che ha portato questi tre signori a Stoccolma, meritatamente peraltro, che è la scoperta delle onde gravitazionali attraverso il merge di due buchi neri, ma Coccia sui buchi neri farà delle cose che voi umani non vi potete neanche immaginare. Quello che mi piace invece raccontare è la storia del 17 agosto del 2017, va bene, che ha visto un evento che non era l'annichilazione di due buchi neri, bensì di due stelle di neutroni. Allora, che cosa cambia tra due stelle di neutroni e due buchi neri? Che il buco nero è un buco nero, è nero, e non è che due buchi neri diventano colorati, sempre neri sono, due buchi neri che diventano un buco nero è un buco nero. E quindi un buco nero non emette, dal buco nero non esce niente, da due buchi neri non esce niente, dal buco nero, che è la somma di due buchi neri, continuano a non uscire niente, tranne le onde gravitazionali. Che non è che vengono dal buco nero, vengono dal fatto che quello da loro ruota furiosamente nello spazio e quindi lo perturba.
film. For the first time, astronomers have detected a single cosmic cataclysm in both gravitational waves, ripples in space-time itself, and electromagnetic waves, what we typically call light. This hugely collaborative effort includes the LIGO and Virgo gravitational wave observatories, along with a multitude of telescopes in space and on Earth that, together, collectively monitor the full spectrum of light. The spectacular event was produced by the collision and merger of two neutron stars. These objects are the burnt-out remains of giant stars that have exploded as supernovae. They leave behind cores of exotic matter composed primarily of neutrons crushed together under the intense pull of gravity. More mass than our sun is compressed into a sphere that is about the size of a city. Astronomers have long known that neutron stars are found in pairs, orbiting one another. The theory of relativity predicts that the motions of these incredibly massive objects should generate gravitational waves. These waves would drain energy from the orbiting bodies, causing them to slowly spiral together and eventually collide with each other in a spectacular explosion. On August 17, 2017, gravitational wave CHIRP was recorded by the National Science Foundation-funded LIGO observatories, and less than 2 seconds later, a short burst of gamma rays, a high-energy form of light, was detected by NASA's Fermi telescope. Researchers quickly realized these two fundamentally different types of waves could have come from a single neutron star merger. If so, it was critical to identify exactly where this had taken place in the sky, and if the explosion could be seen by other telescopes. The Fermi data indicated the burst came somewhere from a patch of sky covering about 1,200 square degrees, an area equivalent to 6,000 full moons. Adding information from an independent gamma ray detection from the Integral satellite, the search area was further reduced. The LIGO observatories placed the source somewhere in long, narrow strips of the sky, one of which overlapped with a target patch. The Virgo Gravitational Wave Observatory in Italy, working in conjunction with LIGO, should easily have been able to detect the signal of this strength, but saw almost nothing. This was an important piece of the puzzle, since any gravitational wave observatory has a small number of blind spots where it cannot detect an incoming signal. Restricting the source location to Virgo's blind spots further narrowed the search area down to approximately 28 square degrees, or 140 full moons. Around 50 candidate galaxies were identified in this area for follow-up observations using optical telescopes. Less than 11 hours after the first detections, astronomers using the Carnegie Swope Telescope identified a previously unseen blip of light in the outer reaches of the galaxy named NGC 4993. Several independent confirmations were reported from other telescopes over the next hour. The first ever optical counterpart to a gravitational wave event had been found. Knowing exactly where to look, astronomers began an unprecedented campaign of follow-up observations using more than 70 telescopes around the world and in space. During the course of the next 2 weeks, the neutron star merger was detected across the entire electromagnetic spectrum. The gravitational wave data have, for the first time, provided a direct measurement of the masses and orbits of a neutron star pair before their collision and merger. The data also enabled ongoing follow-up observations across the electromagnetic spectrum, characterizing the explosion and revealing how such unimaginable events have played a formative role in shaping the world around us. These results for the... non è grave. Allora, una stella di neutroni non è un buco nero, cioè è un oggetto un po' massiccio, c'è cioè il famoso coso, no? Il cucchiaino. Il cucchiaino di stella di neutroni pesa quanto il Monte Everest, non mi ricordo se questa, diciamo, quanto tutta la Terra, peggio, ma comunque non importa. Allora, la stella di neutroni è un oggetto che non è stato capace di diventare un buco nero, perché a un certo punto, la parola principio di Pauli, a un certo punto quando tu fai collassare le particelle sotto la gravità, quello si stringe, no? Poi a un certo punto rimangono, gli elettroni vengono rimangiati dai protoni, quindi diventano neutroni, alla fine rimangono solo neutroni, poverini. Questi neutroni però sono fermioni, bene? Cioè oggetti di spin 1/2. Esistono i livelli di energia dell'atomo, no? Cioè gli elettroni, più di un elettrone che ha lo spin su e uno che sta in spin, non ci può stare sulla stessa orbita, perché i fermioni gli fa schifo.
Questa, tra l'altro, è strano, no? Perché non si capisce, non è una forza, è un principio, che è un caso interessante. Vale pure per i neutroni. Quindi a un certo punto questi neutroni più giù non possono andare. Dio dice, ma i buchi neri chi l'ha fatti? E beh, perché quando la stella era troppo grossa la gravità spacca anche quello. Però queste stelle non erano grandi abbastanza. Queste sono stelle dell'ordine di una massa solare, due masse solari, quindi non ce la fanno a diventare buchi neri. I buchi neri cominciano un po' più in alto. E quindi rimangono sti agglomerati di neutroni compressi. Questa però è materia nucleare, non è un oggetto misterioso. Per cui la materia nucleare, quando voi poi rimettete insieme due di questi oggetti, dentro lì avvengono reazioni nucleari spaventose, prima che tutto si plachi. Queste reazioni nucleari spaventose emettono, diciamo, tanta roba, emettono materia, emettono luce, quindi sono una fornace in un certo senso di elementi, e notate bene che tutti gli elementi in giallo sono prodotti, ora sappiamo, perché prima lo pensavamo ma non avevamo mai visto, ora sappiamo che sono prodotti da fusioni di stelle di neutroni, perché le stelle normali che fanno la fusione, che mette insieme idrogeno con l'idrogeno che fa il deuterio con l'idrogeno che fa il trizio con la cosa, con l'idrogeno che fa il berillio, arrivate al ferro, è finita, la festa è finita, perché ferro più idrogeno fa una cosa che vuole energia, non ti dà energia, e quindi siccome l'energia da taglia non c'è perché la stella deve essere accesa, si spegne, e quindi il problema è finito. Quindi oltre al ferro non si può fare. Supernova fa un bel botto, e quindi all'interno di una supernova si riesce a fare qualche cosa che va avanti, vedete tutti gli elementi blu vanno avanti, germanio, arsenico, selenio, rubidio, itterbio, un po' di zirconio, però poi non si sa più come fa, perché manco quelle hanno energia per fare di più. Insomma, l'oro da dove viene? L'oro viene dal merge di stelle di neutroni, cioè quelle due stelline di neutroni, ognuna di una massa solare, poverine, che si sono, diciamo, dia un chilo di stella di neutroni, prego. Quelle due povere stelline nell'esplosione hanno sparato 3 terre d'oro, no, cioè in massa, hanno sparato l'equivalente in oro, cioè di 3 terre, quindi insomma c'hanno popolazione, bisogna aspettare che arriva l'oro, perché quelle stavano lontane, no? La luce l'abbiamo vista, e le onde gravitazionali sono arrivate alla velocità della luce, l'oro no, quindi un giorno raccoglieremo l'oro che viene da lì, sempre poi con un angolo solido un po' piccolo, quindi mi sa che alla fine non ci faremo neanche un anellino. Vabbè, comunque abbiamo imparato una cosa fondamentale di fisica nucleare, va bene? L'altra cosa, come l'abbiamo imparata? L'abbiamo imparata attraverso il fatto che dal momento in cui i 3 interferometri gravitazionali hanno detto sta lì, perché loro puntano, i telescopi hanno guardato e hanno visto, tutti i telescopi che guardano le varie bande ottiche, hanno visto sostanzialmente affievolirsi, la luce iniziale affievolirsi e cominciare dai raggi X e finire alle onde radio, quindi hanno caratterizzato tutti i processi dentro quella stella. È una cosa impressionante quanto è stato, diciamo, un singolo evento quanto ha fornito alla conoscenza della fisica nucleare. Beh, questa è una cosa importante. Ovviamente vogliamo studiare onde gravitazionali anche nel futuro, quindi da un lato vogliamo perfezionare gli interferometri che abbiamo, e il limite degli interferometri che abbiamo è quelli di stare sulla superficie della Terra e essere soggetti a un po' di rumore, va bene, rumore antropico, rumore che c'è intorno, e quindi almeno per migliorare un po' la sensibilità li vorremmo fare più lunghi e più tranquilli. Ora, più lunghi sulla superficie della Terra non è facilissimo, perché supponete che li volete fare di 10 km per 10 km, mo trova un posto in Italia dove tu non dai fastidio a nessuno tirando 2 righe di 10 km, a me sembra difficile, a me è molto difficile. No, nel deserto non ci vado, perché poi ci stanno i beduini, i predoni, quindi non vabbè, quelli mi ricattano, no, sottoterra, basta andare sottoterra. Avremmo anche un'idea, c'è una miniera in Sardegna, che però non è quella di prima, non è Nuragificus, si chiama Sossenatos, sta vicino Lula,
Lula per voi giovani non dice niente, per persone di una certa età si ricordano, mi sa, alcuni rapimenti fondamentali che sono successi nella storia d'Italia, forse anche Fabrizio De André è stato rapito da quelle parti. Quindi a sto Senato ci sarebbe un posto dove si potrebbe mettere questo oggetto sottoterra, un triangolo di 10 km di lato, che sarebbe molto carino. Però questo non risolverà il problema del rumore sismico della Terra, cioè la Terra purtroppo si scuote, va bene? Qualche volta in maniera sgradevole, però anche quando non è sgradevole si sta scuotendo pure adesso, cioè a frequenze di... La Terra, frequenze di qualche hertz, la Terra poco ma si scuote. Siccome quella roba è sensibile agli scuotimenti che vengono da 300, da un miliardo di anni luce lontano, di un'onda, capite bene che non si può fare. Ovviamente a 100 hertz questo non è un problema, perché la Terra a 100 hertz non si scuote, però a 5 hertz è un problema. Come si fa a risolvere questo problema? Basta andare nel posto dove, che sicuramente non si scuote nulla, lo spazio. Quindi basta mandare l'interferometro nello spazio. C'è un grande vantaggio nello spazio, che non bisogna fare il tunnel. A me qui, per onde gravitazionali non è come i neutrini, il tunnel sulla Terra bisogna farlo, perché il vuoto, il laser che connette gli interferometri, le cose deve essere... Nello spazio no, perché il laser nello spazio viaggerà nel vuoto e quindi... Quindi i tre satelliti saranno le tre stazioni riceventi di un laser che, diciamo, dei laser che continuano a far circolare la luce tra i tre. Quelli stanno in caduta libera, concetto notissimo la caduta libera, no? E quindi non hanno forze gravitazionali su di loro, o se volete non hanno un'accelerazione dovuta alle forze gravitazionali, per cui qualunque perturbazione, in particolare l'onda gravitazionale, accorcerà uno dei lati di questo triangolo, lo allungherà e la luce laser immediatamente, diciamo, vi dirà che una distanza è cambiata. E questo sarà, diciamo, un progetto che volerà nel 2034, spero di esserci ma non sono mica sicuro, nel 2034 e diciamo sarà quella che è the ultimate experiment sulle onde gravitazionali. Benissimo, allora capite bene che quello che vi ho fatto vedere è l'inizio di una nuova era, in un certo senso, perché noi, il cosmo ci parla perché manda continuamente la luce, il cosmo ci parla perché manda le particelle cariche che vediamo in Argentina, il cosmo ci parla perché manda dei neutrini che vediamo al polo sud o nel mar Mediterraneo, il cosmo ci parla perché manda onde gravitazionali che vediamo negli Stati Uniti e in Italia, ma nel 2017 sono successe due cose straordinarie. Una è che il cosmo ci ha parlato due volte con dei messaggi coordinati, ci ha parlato con le onde gravitazionali e la luce, nel caso dell'evento del 17 agosto, e c'è stato un altro evento straordinario in cui c'è una coincidenza tra un neutrino osservato al polo sud, in Ice Cube, che viene da un punto preciso dello spazio, e i neutrini sono bellissimi perché vanno sempre dritti, quindi basta tirare una retta indietro e sai da dove vengono, e un segnale di luce di un fotone visto alle Canarie, nel telescopio Magic delle Canarie, che viene dallo stesso punto. Quindi, come vedete, adesso abbiamo una visione del cosmo che è molto più ricca di quanto avevamo fino a due anni fa. Come si fa a capire che quel fotone è collegato? Dunque, come si chiama? Come avrebbe detto un D4X. Cioè, coincidenza spaziale e temporale, no? Cioè, se due cose arrivano nello stesso istante con la risoluzione del tuo rivelatore, che sono nanosecondi, miliardesimi di secondo, e vengono dallo stesso grado quadrato dello spazio, vabbè, tutto può essere nella vita, però insomma, capisci? Uno comincia a pensare che ci ha preso, no? E quindi è nata quella che chiamiamo la nuova astronomia, l'astronomia multimessaggero, che ci permetterà di interpretare quindi i fenomeni che avvengono in questi posti misteriosi, perché mentre le onde gravitazionali più o meno si è capito da dove vengono, cioè questi oggetti, da dove vengono i neutrini e fotoni non è mica chiarissimo, tutti parlano i nuclei galattici attivi, le pulsar, sì, ma ne avete mai vista una? Quindi bisogna caratterizzarle, bisogna capire esattamente quali sono i meccanismi di fisica che generano questa cosa. Allora, i neutrini hanno un valore assoluto, perché i neutrini, vedete la luce per esempio,
che già non va dritta, perché la luce è soggetta alla gravità come tutto. Beh, forse voi direte anche i neutrini sono soggetti alla gravità, sì, è vero, e non meno della luce. Però la luce comunque ha una proprietà che a seconda della sua frequenza o si ferma sopra l'atmosfera o riesce a passare l'atmosfera ma disturbata o riesce ad atterrare indisturbata. Le onde radio arrivano fino a terra senza nessun problema, ma i raggi X manco per niente, i raggi X bisogna andarseli a cercare in cielo, va bene? E questo rende un po' problematica, diciamo, l'esplorazione di alcune frequenze, perché è vero che i satelliti sono degli oggetti che sappiamo costruire, però mentre un radiotelescopio a terra, no, avete visto le parabole dei radiotelescopi, in orbita più di un oggetto grosso così, mi sa che è difficile mandarcelo, dato fin quando Elon Musk non ci provvede, diciamo, gratis il trasporto. Quindi, cioè, i fotoni hanno un problema. I neutrini hanno un grande vantaggio, che intanto passano tutto, vanno dritti e passano tutto, non hanno neanche quell'interazione spiacevole che hanno i fotoni, perché i fotoni interagiscono con i fotoni e i fotoni interagiscono con i protoni, con quei pochi protoni che stanno in giro per l'universo. I neutrini, come avete capito, tranne che uno gli metta davanti chissà che, passano sempre. E quindi il neutrino ci permette di identificare la sorgente in maniera molto molto certa. Allora, questa cosa però, come ho detto, i neutrini hanno questo difetto di interagire molto poco, quindi per vederne un certo numero tu devi fare degli apparati molto grandi. Ora, gli apparati molto grandi a terra abbiamo capito che non li puoi fare perché comunque vedresti i raggi cosmici benissimo. Non li puoi fare sottoterra, diciamo, in maniera semplice, perché se supponi che vuoi fare un chilometro cubo di rivelatore, dove metto sto chilometro cubo? Mi posso scavare un chilometro cubo di roccia sottoterra e riempirlo di chissà che? Allora abbiamo capito che c'è una soluzione semplicissima, il mare, o una sua versione più gelida che è il ghiaccio. Quindi questi telescopi di neutrini si vanno a mettere o al polo sud, scavando delle carote, diciamo, di 2 chilometri di profondità e andando a mettere i rivelatori. Il ghiaccio è trasparente, quindi va tutto bene, e la luce quindi prodotta dagli sciami indotti dai neutrini si vede benissimo, o mettendoli sotto il mare, dove di nuovo il mare è trasparente e quindi la luce si vede bene. Quindi la scelta è, scegliete, volete andare al polo sud o volete andare a Capopassero, dove si nuota anche bene, sono i pesciolini, io sono sicuro che vorreste andare a Capopassero, ed è per questo che noi non abbiamo mai pensato di unirci all'esperimento al polo sud, ma abbiamo subito deciso di farcene un altro a Capopassero, perché ci pareva, diciamo sinceramente, una cosa migliore. Va bene? Allora, questo è in corso di costruzione, quindi ancorati a un fondo del mare a 3500 metri ci saranno queste stringhe, va bene, di fotomoltiplicatori che guardano tutto intorno e quindi, diciamo, sostanzialmente esplorano quella che è una massa d'acqua equivalente a 1 chilometro cubo o più, se uno ha più soldi può esplorare di più, che ci pare una cosa abbastanza bella. Questi sono gli occhi, vedete, che guardano da tutte le parti. Questo è la stazione a terra a Capopassero, dove per non farci mancare niente abbiamo acquistato un bellissimo edificio, sopra c'è scritto vino, tanto per distogliere un po' l'attenzione, diciamo, no? E quindi le stringhe saranno fatte in questi modi, lì c'è il robot che va a piantare le cose al fondo del mare, per fortuna che c'è il robot, perché a 3500 metri non saprei, diciamo, come meglio fare. Ma mentre aspettavamo i neutrini, abbiamo capito che ci sono delle bestie che sono particolarmente innamorate del nostro rivelatore. Che vuol dire? Allora, il problema è che questi tu non puoi ancorare in mare, una stringa, perché sotto la puoi ancorare, intanto sopra non sapresti a cosa ancorarla, e comunque la corrente, seppure potessi ancorarla, la corrente spaccherebbe tutto. Va bene? Quindi tu c'hai queste stringhe ancorate in fondo con non so quanti palle di fotomoltiplicatori che in mare fanno così. Va bene? Quindi quando passa il neutrino, dove stava sto oggetto? Perché tu devi tracciare la direzione. Ah, ma è facilissimo, dico bene, acustica elementare. Basta mettere su tutte le stringhe degli idrofoni, cioè un emettitore di suoni e un microfono e un altoparlante, se vuoi. Tutto l'onda acustica sbatte in fondo e torna su, sbatte all'interfaccia acqua-aria e torna giù, e quindi tu attraverso questo fai una triangolazione continua.
Il bello degli idrofoni è che le bestie parlano. Voi direte, no, i pesci, scusi, la frase muto come un pesce è nota, ma la balena non è un pesce, la balena parla. I capodogli parlano. E quindi noi abbiamo studiato le balene e i capodogli, va bene? Questo è un caso estremamente interessante. La balena sta parlando con un'altra balena, il rumore di fondo l'avete sentito, è il rumore bianco, i click sono quello che la balena dice a un'altra balena. Oh, non abbiamo ancora, non sappiamo se si stavano invitando a cena, questo non è chiaro. Tuttavia siamo arrivati al punto di capire chi sono i maschi, le femmine o i cuccioli. Questo l'abbiamo capito, va bene? Adesso un passo avanti sarebbe quello di seguirle, no? Dice, perché quando andiamo a cena, vediamo dove vanno a cena, così forse capiamo, un caso interessantissimo. Tra l'altro abbiamo anche capito come le balene riescono a immergersi di 400 metri in un minuto e mezzo, cioè bestie interessanti, devo dire, perché le seguiamo con il loro click e click e con gli idrofoni che fanno così. Devo dire, è stata una cosa molto interessante, tra l'altro. Sono stati, siccome ormai li conosciamo tutte queste bestiole, 15 metri, e ormai sono tutte note e si sa quante sono e nessuno si aspettava che in quel posto del Mediterraneo ci fossero tanti mammiferi che giravano tranquilli, indisturbati nelle acque. Benissimo, allora, come vedete vi ho dato una panoramica su quello che fa l'ente. L'ente, chiaramente noi sappiamo cosa fare, va bene? E siamo implacabili, lo facciamo perché siamo una squadra allineata che si azzanna prima di prendere una decisione, ma una volta presa la decisione è presa, si fa quello e nessuno più può dire no. Il segreto è in una cosa che spero che nessuno, sulla quale nessuno voglia mettere mano. In tutti gli enti di ricerca italiani il governo decide chi è il presidente, negli NFN no. In FN ce lo decidiamo noi chi è il presidente, il popolo vota, la democrazia non è una brutta cosa, il popolo vota, si sceglie il presidente e quello fa il presidente, il ministro deve solo mettere una firma perché è obbligato a mettere una firma. Ministro? No, il presidente una volta che è stato votato si avvale a differenza degli enti di ricerca che hanno un consiglio d'amministrazione fatto da 5 incompetenti. Fatto da 5 persone che vengono dai più disparati ambienti e che della ricerca di quell'ente non capiscono nulla. L'ente non ha un consiglio d'amministrazione, ma ha un consiglio fatto dai 25 direttori delle sue strutture. Una volta al mese siamo lì 2 giorni, ci massacriamo per capire cosa dobbiamo fare dopo, una volta deciso si fa quello e l'hanno deciso solo delle persone laureate tipicamente in fisica o giù di lì. Va bene? E l'altra cosa, il solo esempio che vi ho dato è quello della PET e della cosa, però in tanti campi noi facciamo applicazioni. Radiobiologia, adronterapia, beni culturali, insomma tutto quello che si può fare lo facciamo volentieri. Il direttore della sezione di Lecce è presente, eccolo qui, anzi qualcuno di voi, ovaciones, qualcuno di voi che da grande vorrà perseguire questo mestiere affascinante dove si guadagna poco, però il divertimento, devo dire, supera ogni valore economico. Il direttore della sezione di Lecce è venuto da un altro posto, lui lavorava ai laboratori nazionali di Frascati e siccome c'era una difficoltà oggettiva a Lecce, l'ente ha detto c'è qualcuno che vorrebbe e lui ha detto vado io, eccolo qua. E quindi anche quest'anno vi ho, illustrato qualche aspetto del pittoresco mondo della fisica delle alte energie. A
accettati tutti i tipi di domande. Non garantisco risposta. Avete, professoressa Rosi, bisogna portare un microfono. Possono venire. Vi è qua, va, facciamo prima. Come abbiamo fatto le altre volte, avvicinatevi da questa parte. Oppure vieni di qua, avvicinati qua. Senti, prima toglimi una curiosità. Cosa c'era di vero nella pericolosità degli esperimenti del Gran Sasso per il territorio? Allora, io sono noto per dire la verità. Nel 2008 ci fu un incidente al Gran Sasso in cui un paio di ricercatori volevano chiudere una valvola e l'idraulico aveva montato la valvola al contrario. Quindi loro, pensando di chiuderla, di stringerla, l'hanno aperta e hanno versato 15 litri di benzina, fondamentalmente. Diciamo benzina perché è la cosa più semplice. Siccome quando fu costruito il tunnel le norme di legge non prevedevano impermeabilizzazioni e altre cose, l'acqua, cioè la benzina, è finita nel fiume. Questo ha scatenato, diciamo, una storia lunghissima che apparentemente terminò affidando i lavori a un commissario che avrebbe dovuto impermeabilizzare l'intero sistema Gran Sasso e autostrada, perché il Gran Sasso c'ha un'autostrada, quindi se la benzina casca da un camion l'effetto è identico. Ora, lo Stato impiegò credo 80 miliardi di lire dell'epoca per fare questi lavori. Se non capisco bene, se mi ricordo bene, chi ha fatto quei lavori è in galera attualmente. Questo per dirvi, diciamo, come è finita la storia. Allora, io sospetto che il sistema di impermeabilizzazione non sia stato fatto a regola d'arte. Quindi sono convinto che se oggi qualcuno buttasse 15 litri di benzina, probabilmente finirebbe nel fiume. Capisco che ciò è un male, bisognerà mettere rimedio. Tuttavia, nessuna attività umana è esente da incidenti. Uno deve prevenire il più possibile, ma l'incidente fa parte del anche se no, la macchina, se no non ci andate in macchina, perché è meglio, voglio dire. E quello che bisognerà fare è diciamo, aumentare il livello di sicurezza di questo sistema autostrada. Il motivo per cui è difficile adesso per gli studenti andare a Gran Sasso è che un anno fa, quando è, un camion ha preso fuoco davanti ai laboratori sull'autostrada. Allora voi direte: chi se ne frega? Sì, noi, io sto dentro i laboratori. Il problema è che, avendo preso fuoco, il Gran Sasso ha due canne autostradali e non si parlano in maniera semplice, cioè non si può passare da una all'altra in maniera semplice con la macchina. Quindi chi arrivò all'incidente, che cosa fece intelligentemente? Prese la macchina, la girò e andò contromano dall'altra parte. Quindi quello che poteva succedere, non è successo, è che un grande botto avrebbe chiuso quella galleria per chissà quanto tempo e chi stava visitando i laboratori sarebbe rimasto dentro, che non è proprio una bella cosa, va bene? Non è una bella cosa. Quindi questo ci ha messo un po' sull'allarme per alcuni sistemi di sicurezza della cosa. Di pericoloso dentro il Gran Sasso ci stanno 2200 tonnellate di benzina, fondamentalmente, che sono il rivelatore di Borexino e il rivelatore di LVD, che sono dentro scatole super protette. Ripeto, l'unica volta che si è aperto qualcuno, certo, se uno apre un rubinetto, apre un rubinetto, su questo no, ci deve essere un sistema per svuotare quell'oggetto, non è che, certo, sarà super protetto, però ripeto, a prova di incidente non c'è quasi nulla al mondo. Si può minimizzare il rischio di un incidente, è tutto lì. Però certo, se uno avesse fatto i lavori isolando il sistema dalle acque, diciamo, avrebbe fatto meglio, però d'altra parte sta in galera, quindi più di questo non saprei che fare. La cura dell'Italia è a posteriori, non è mai a priori. Ce l'ho. R-
Riguardo alla ricerca sui neutrini, io ho letto tempo fa su un opuscolo divulgativo che erano stati trovati al Gran Sasso i primi esempi di neutrino mutante. Com'è che un neutrino muta di tipo? Io, neutrino si sa che è un camaleonte. Allora, questo è un problema di chimica interessante, di fisica marina. Non è che a chimica qua si studia la molecola d'ammoniaca, no? Perché è un caso interessante. Anche, cioè la molecola d'ammoniaca ha due stati, la molecola di ammoniaca ha due stati, no? E quantisticamente, diciamo, flippa tra uno stato e l'altro. Quindi in realtà è una sovrapposizione di stati. Tu non sai, in un momento, se non la vai a guardare, non sai in quale stato è. A me c'è un tempo di flip. I neutrini sono tre. E continuano a trasformarsi uno nell'altro, c'è una matrice di trasformazione, questo è lecito, se hanno un livello di energia differente e quindi diciamo si continuano a trasformare uno nell'altro con dei parametri che dipendono sostanzialmente dall'energia che hanno, l'impulso che hanno, dalla loro massa e dal tempo che passa. Quindi, cioè, quindi questi, tu, il problema è quando li vai a fotografare. Nel momento in cui li fotografi devono essere in uno stato definito. Quindi tu, quando partono, li fotografi, va bene? E sono tutti neutrini di un certo tipo, muoni, neutrini muonici. Poi cominciano a camminare nel tunnel della Gelmini, sempre verso il Gran Sasso, su 600 km, quindi insomma hanno tutto il tempo di oscillare. E tu li fotografi al Gran Sasso. Quando li fotografi al Gran Sasso, 5 volte, cioè non è che proprio sia una cosa facile, 5 volte è stato fotografato un neutrino di un altro tipo, tau. Quindi diciamo non è che, se vuoi, non è una cosa sconvolgente. Dov'è lo sconvolgimento? Questa è una prova che questo fenomeno succede, e questa è l'importanza dell'esperimento. La cosa che ha in qualche modo è stata sconvolgente non è che questo accade, perché una volta che ai neutrini gli è dato una massa, diciamo, questo accade sostanzialmente per le leggi della meccanica quantistica. Il problema è che fino al giorno prima, diciamo, qualche anno prima, la gente pensava che i neutrini fossero senza massa, e i neutrini senza massa non possono, cioè se non c'è un delta M, quel fenomeno non può succedere, perché non ci sono due stati di energia su cui passare da uno all'altro, no? Cioè tutto zero, se vuoi, in unità arbitraria. Quindi se vuoi, le oscillazioni sono una conseguenza dell'esistenza della massa del neutrino, e il fatto che tu hai visto un neutrino di un altro tipo è una prova che si oscillano. Okay. Ok? Avrei un'altra domanda anche. Dimmi. Riguardo questa volta alla materia oscura. Posso preparare così? Da 2 anni arriva. Io sempre su questi opuscoli qua, allora, fatemi leggere pure a me. Va bene, si chiamano le stelle. Parlano di cose strane le stelle. Avevo trovato una frase che mi ha lasciato perplessa, cioè che erano stati trovati dei candidati al ruolo di materia oscura, però non spiegava nulla. Allora, la scienza è felice quando qualcuno dice ho fatto una scoperta. Il sentimento immediato successivo dello scienziato è mo me metto a farlo pure io e dimostro che quello ha sbagliato, perché la scienza vive su questo principio, vive sul principio che ogni scoperta va verificata. E ora la tua soddisfazione, posso dirlo in maniera brutale, se io trovo che ci avevi ragione, tu ci hai guadagnato, io niente. Allora capisci, il mio sentimento, proprio quello profondo, nel profondo dell'animo, rifaccio l'esperimento e spero di dirti che avevi sbagliato. Questo, diciamo, è il motore principale. Mi spiace, è così, siamo umani, poco da fare. Allora, esiste un esperimento al Gran Sasso che dichiara di aver osservato la materia oscura. Perché dichiara di averlo osservato? È molto convincente da un punto di vista semplice. Come è fatta la materia oscura? La materia oscura, l'avete vista nel filmetto, è una nuvola che sta lì buona, no? Mentre noi giriamo, anzi no, com'è il sole,
ci trascina verso la costellazione Ercole, non mi ricordo, Ercole. Il Sole cammina dritto, sparato verso un posto e noi appresso, perché non possiamo fare altro, siamo legati al Sole e alla gravità. Quindi la Terra, viaggiando insieme al Sole verso là, si prende in faccia tutto il vento della materia oscura. E questo chiaramente fa sì che la materia oscura sbatterà forse contro di noi. Però la Terra intorno al Sole gira. Quindi una volta la sua velocità è concorde con quella del Sole, una volta è discorde con quella del Sole. Ora capite bene che se proprio devo avere un urto, è diverso se io vado a sbattere in macchina di faccia contro un camion o tampono un camion. Cioè temo che, diciamo, dal punto di vista dell'effetto sarebbe meglio sbattere di faccia contro il camion. Non lo suggerisco, diciamo, non suggerisco questo esperimento. Quindi questo esperimento dice che, siccome si sa benissimo come gira la Terra intorno al Sole, che in coincidenza con l'estate e con l'inverno, quindi con le fasi del Sole, loro vedono più eventi, no? Quando effettivamente la velocità del Sole e della Terra è concorde con questa rispetto a un'altra. Ora, questi eventi non ci hanno scritto qua sulla fronte sono materia oscura, sono eventi come tanti, e non è un esperimento che ha una capacità di distinguere tra elettroni, protoni, neutroni, materia oscura, ok, però vede una, quella che si chiama una modulazione di ampiezza del segnale. Benissimo. Allora voi direte, è convincente, insomma, fino a un certo punto. Intanto, ripeto, io vorrei uno che mi dice con scritto materia oscura, però non si può avere tutto nella vita. Dopodiché, tutti gli altri esperimenti di questo mondo non vedono lo stesso effetto. Questo è un problema serio. Cioè, tutti si sono accaniti e, come dire, non confermano questo effetto. Devo essere onesto fino in fondo, c'è una differenza. Questo esperimento è fatto in maniera tale da vedere la modulazione, cioè c'ha tanti eventi, tanta massa e vede la modulazione. Questi altri esperimenti di cui ti ho parlato, Xenon o Darkseid, non potranno mai fare questa cosa, perché sbattere sullo Xenon o sull'Argon avviene, ma siccome la sensibilità, se vuoi, la ionizzazione che tu vedi o la scintillazione, quella cosa che vi ho raccontato, è poca, devi avere un urto abbastanza robusto, però la distribuzione di probabilità dell'energia rilasciata nell'urto è un esponenziale. Quindi dove cominciano questi, gli eventi saranno sempre pochi, quindi la modulazione non la puoi vedere, mentre quell'altro, che è uno scintillatore solido, ha una capacità di rivelare anche a bassissima energia. Peccato che a bassissima energia c'è tutta la porcheria del mondo, cioè nel senso della radioattività naturale, cioè a quell'energia c'è il potassio, quello di cui siamo pieni, e quando mangiamo la banana possiamo solo aumentarlo. Quindi insomma è molto borderline l'interpretazione di quell'esperimento. Tuttavia, se domani qualcuno dicesse ci hanno ragione, non è che io sono laico, come dire, sono pronto a tutto, ok? Salve, qual è la differenza fra il campo di Higgs e il bosone di Higgs? Allora, qua c'è un concetto metafisico quasi. Il campo di Higgs è quello che dà la massa alle particelle. Vuol dire che quando una particella passa nel campo di Higgs, acquista massa a seconda della sua natura. Se è un elettrone, acquista la massa da elettrone, se è un top, acquista la massa del top. Normalmente un campo si accoppia ad altri, ma è riluttante o non è frequente che si accoppi con se stesso. Questo, diciamo, effettivamente è un concetto un po' esotico, no? L'accoppiamento con se stessi. D'altra parte, se questo succede, vuol dire che ci sono delle fluttuazioni nel campo, qui, là, da qualche parte, in cui il campo, interagendo con se stesso, si dà massa.
Certo, è buffo, però basta, basta scrivere la matematica in maniera opportuna e questo viene. Ora tu dirai perché, ma io non so neanche perché dia la massa alle particelle, cioè no, so perché gli dà la massa, perché la matematica dice che, ma chi gliel'ha ordinato non lo so, cioè capisci, lì c'è un'equazione che è sostanzialmente quella che permette di dare massa alle particelle, che per una particella scalare, per un campo scalare, gli permette di accoppiarsi a se stesso. Quindi sono fluttuazioni, chiaramente, non è che il bosone di... Infatti il mondo non è pieno di bosoni di Higgs, no? Non è che qua dice, quanti bosoni di Higgs ho raccolto? Bah, nessuno probabilmente. Cioè tu devi in qualche modo, qua e là, sì, il campo è in grado di produrre un bosone di Higgs. Ora, a un acceleratore di particelle tu puoi esaltare questo effetto, no? Perché tu dai, pompi abbastanza energia in una densità, con una densità molto alta, in uno spazio molto ristretto, quindi aumenti la probabilità che questo campo si accoppi con se stesso, mentre normalmente lui è qui sparso, diciamo, in pace su tutto l'universo, e quindi le sue fluttuazioni appare, scompare. Tanto non saprei dove andarle a cercare, non è che metto lì con un rivelatore di bosoni di Higgs e qui, no? Lì cerco di esaltare le condizioni per produrle. È un fatto singolare, non è un fatto proprio, diciamo, banale, però il campo di Higgs è fatto così. Grazie. Qual è la certezza? Oh, qua i maschi non fanno domande, vi è chiaro, no? Adesso vergognatevi. Qual è la certezza che si tratti del bosone di Higgs e che non possa essere qualcos'altro? Allora, certo, si comporta, fino a qui si è comportato come se fosse il bosone di Higgs. Che vuol dire? Vuol dire che le condizioni, diciamo, per essere un bosone di Higgs sono: deve essere una particella scalare. Scalare vuol dire che non ha componenti vettoriali, cioè non ha spin zero, quindi sta lì, ma non c'ha particolari reazioni nell'andare a destra, a sinistra, sopra o sotto. Vabbè. L'elettrone ce l'ha, può essere su e può essere giù. Il fotone può essere qua o può essere là. E quello è, lo è, va bene? Poi la sua peculiarità fondamentale è quella di accoppiarsi a tutte le particelle in maniera proporzionale alla massa che gli dà. Che vuol dire? Vuol dire che se io ho 1 milione di bosoni di Higgs, non so quanti ne hanno misurati fino adesso, 1 milione, ammazza, ci ho preso, 1 milione di bosoni di Higgs, il bosone di Higgs, a parte questi simpatici loop virtuali di cui abbiamo parlato prima, che tramite il top poi va a finire in due fotoni, ma ti ho detto quello è una volta ogni 100.000, quindi non è particolarmente interessante, ma lo è. Allora, il bosone di Higgs ha 125 GeV di massa e deve decadere, può decadere solo nelle particelle in cui gli è permesso. Adesso andiamo in un mondo difficile. Le particelle in cui gli è permesso sicuramente sono tutte le coppie di quark-antiquark che hanno una massa inferiore alla metà del bosone di Higgs, e questo va bene. Quindi non può decadere in TT barra, in quark top-antitop, perché la massa è troppo alta, e quindi deve fare quella ginnastica complessa di fare un loop e decadere in due fotoni. E io mi calcolo la probabilità con la penna, perché la massa del top lo so, e dico 10 a meno 5, cioè una volta ogni 100.000. Benissimo. Quindi sul mio milione di bosoni di X 10 volte devo vedere due fotoni. Poi c'è e più e meno. E più e meno sono molto leggerini. E quindi faccio i conti e su 1 milione di bosoni di Higgs non ne vedo manco uno. Benissimo. Poi c'è la coppia mu più mu meno, che sono 200 volte più pesanti dell'elettrone. Faccio i conti e su 1 milione forse ne vedo uno, forse. Poi c'ho quark, antiquark e via salendo. Quello più probabile di questi fino a qui è la coppia bottom-antibottom, che hanno 5 GeV ciascuno, e quindi quelli cominciano a essere abbastanza. Infatti su 1 milione di questi qualche migliaio probabilmente li vedo. Tu dirai, ma gli altri 999.000 che so? E qui entra il problema che le particelle hanno una distribuzione, non so, quando tu dici che una particella ha 100 GeV di energia, a me ne,
a 100 GeV di energia in media, nel senso che la loro distribuzione di energia è legata a quanto tempo campano. C'è un principio di indeterminazione di uno che non è mai capito, sembra capito se era nazista o meno, no? Che si chiama Heisenberg. Era nazista, Fabio? Forse sì. Allora, si chiamava Heisenberg, no? Il quale disse delta E per delta T uguale H tagliato. Adesso H tagliato è un numeraccio piccolo a piacere, però questo vuol dire che se la particella delta T è il tempo di vita di quella particella, cioè tutte le particelle instabili decadono, quindi lo Z, no? Il bosone è quello di Carlo Rubbia, diciamo, quello che ha scoperto Carlo Rubbia, lo Z, che pesa 90 GeV, decade in un certo tempo, piccolo. Però questo vuol dire che la sua energia non è determinata veramente, è determinata dal fatto che può essere qualsiasi cosa che moltiplicata per quel tempo di vita stia dentro H tagliato. Quindi la distribuzione di energia dello Z è una curva che assomiglia a una curva di Gauss, quella la conoscete tutti, ma non è una curva di Gauss, è una Bright e Wigner, che c'ha le code più lunghe, c'ha le code più lunghe. Quindi tu quello che puoi avere è uno Z che ha 90 GeV, 2 Z no, perché 90 più 90 fa 180 e quindi quello fa 125 e non ci può decadere, però tu puoi avere 90 più uno Z che sta sulla coda, sulla coda a 35 GeV, è improbabile, sì è improbabile, però convoluto, con la probabilità di stare sulla coda per il fatto che il branching, il rapporto lo favorisce molto perché è pesante, insomma il bosone di Higgs quasi sempre decade in uno Z vero e uno Z virtuale e uno Z finto, diciamo, o un W vero e un W finto. Allora tu ti metti a tavolino e conti questi numeri e lui ti dice esattamente, Higgs ti dice esattamente quanto è la proporzione, fai l'esperimento e trovi che la proporzione è giusta. Mo che ne tiriamo, che ne possiamo fare, che altro? Certo, qui non ce l'ha scritto, però queste sembrano, diciamo, firme abbastanza convincenti, fino a quando qualcuno non dimostrerà che ci siamo scordati un pezzo e chissà che faceva, ok? Grazie. Salve. No, insisto che i maschi proprio hanno perso facoltà di parola, Allora, volevo fare una domanda per quanto riguarda l'antimateria. Lei ha detto all'inizio che esiste sia la materia che l'antimateria, ma come mai in questo momento non siamo in presenza di antimateria? Se lo sapevo ero a Stoccolma. Allora, prima domanda numero, cioè questo problema numero uno, perché io sono convinto che materia e antimateria debbano esserci all'inizio, perché quando io faccio le collisioni Large Hadron Collider non è che ogni volta che faccio una particella di materia faccio pure una particella di antimateria. L'antimateria in laboratorio si fa poca, ma se ne fa tutti i giorni. Qualunque cosa tu faccia, tu crei sempre una particella di materia e una di antimateria. Quindi questo vuol dire che iniettando energia in un sistema, tanta energia, quello che otterrai sarà sempre una particella di materia e una di antimateria. Quindi questo è vero. Dopodiché, come è successo? Dopodiché, queste particelle di materia e antimateria, se tu le metti sempre nella scatola, no? E dai una smucinata alla scatola, loro si incontrano, arrivederci, grazie, fotoni, 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 fotoni. Cioè, loro spariscono tranquillamente, però noi ci siamo. E qui non si è ancora visto il caso che io vado lì, do la mano a uno e il grande botto, bene, succede. Quindi l'antimateria non c'è. Come è successo? Bella domanda. Ci deve essere un meccanismo che fa sì che quando le particelle, tu crei una particella di materia e un'antimateria, tutte e due si evolvono, nel senso che non sono stabili tipicamente le particelle, quindi, o meglio, se erano elettroni e positroni, quelli si sono annichiliti e fanno fotoni. Se erano quark e antiquark, sono spariti. Però ci deve essere un meccanismo per cui, se invece non si incontrano, quelle che non si incontrano, e già questo, come vedi, stiamo parlando di una particella ogni miliardo,
se non si incontrano, la loro evoluzione, la loro storia diventa un pochino diversa. Cioè, quando una decade, va bene, decade più spesso dell'altra. Quindi, dopo un tempo opportuno, tutte quelle di antimateria sono scomparse, perché si sono decadute in roba stabile, per carità, quello che sia, comunque sono sparite, mentre quelle di materia sono sopravvissute, va bene? Quelle di antimateria devono essere sparite, quest'altra devono aver dato luogo a dei quark, appunto, che poi sono sopravvissuti, che si sono messi insieme, che hanno fatto i protoni, hanno fatto i neutroni, mentre quell'altra sono decadute in roba che è scomparsa. C'è una legge di fisica che spiega come si fa? Sì e no. C'è una legge di fisica che è dovuta al Andrei Sakharov, che disse: se si verificano le seguenti condizioni, allora è ragionevole che l'antimateria sia scomparsa. Sono state verificate le condizioni? Non è così facile. Sicuramente noi abbiamo fatto degli esperimenti con i quark, in cui abbiamo dimostrato che effettivamente in alcuni quark, nel quark strano e nel quark bottom, la probabilità di decadimento in delle particelle di materia rispetto a quelle di particelle di materia è diversa. Ah, scusa, ma bravo, hai risolto il problema. No, perché uno fa il conto, dice: quante volte succede? Dice: succede una volta ogni tot. Uno applica questo a un sistema, diciamo, iniziale l'universo, e non gli fa niente. Questo è un problema interessante. Quindi, e tra l'altro l'interesse, o se vuoi il turbamento di questa osservazione, è che a tutti noi, ma pure a te, ripugna il fatto che tu hai osservato l'effetto che vorresti, ma non funziona. Perché questo vuol dire che c'è un altro effetto uguale a quello che è più grande, ma non è possibile, non so, prendere in giro, non ci credo. Cioè, la fisica deve essere semplice, non può essere così complicata. E quindi ci manca qualcosa. Che stiamo cercando nei neutrini, peraltro. Adesso, se questa sia una strada plausibile o no, però vi devo aver convinto che noi cerchiamo pure quello che non sappiamo perché lo cerchiamo, quindi lo cerchiamo comunque, se sa mai. Però no, è una domanda assolutamente... È una delle tante domande che non ha risposta. Cioè, oggi non lo sappiamo, domani chissà. Qualcuno bene, andrà a Stoccolma. Grazie mille. Professoressa, i maschi qui non parlano, che gli fate? No, diciamoglielo, che gli fate? No, i maschi proprio, guarda, la timidezza del maschio. Io me ne andrò convinto che in questa scuola si educano bene solo le ragazze, mentre i ragazzi no. Più o meno 6 mesi fa ho letto di un ricercatore, di un fisico svizzero, Meder, credo, qualcosa del genere. Svizzero, credo che si chiamasse Meder o qualcosa del genere, che aveva elaborato una teoria per spiegare quella che era la materia oscura, o meglio, dicendo che non esiste, è soltanto un effetto del... Come vi ho detto, la materia oscura appartiene a quella parte dell'universo che noi non conosciamo. E noi facciamo ipotesi e la cerchiamo, poi io faccio il fisico sperimentale, quindi diciamo, se esiste e si comporta come dico io, la vedo. Se esiste e non si comporta come dico io, non la vedo. E se non esiste, sicuramente non la vedo. Quindi già diciamo, metto le mani avanti. Allora, esistono... Comincio prima dalla parte semplice e poi la parte complicata. Esistono delle teorie che dicono che la materia oscura non esiste, basta modificare la gravità. Ah, d'altra parte, noi la gravità come la conosciamo? La conosciamo qui, G, quello che sta sulla Terra, il sistema solare. Che sappiamo veramente del resto della gravità? Cioè, come si comporta la gravità a distanze infinitesime o come si comporta la gravità a distanze infinite? Boh, ma che ne so, cioè,
Sì, è ragionevole che si comporti, se Einstein ha ragione, si deve comportare nello stesso modo, però. Però la spiegazione della gravità è facile, nel senso che l'effetto di rotazione delle galassie, se ti metti a tavolino, basta modificare la legge di Newton, non bisogna andare a Einstein, te prendi la penna, invece di fare 1 su R quadro, ci metti 1 su R quadro più o meno un piccolo numerello e quello le fa girare in un altro modo. Questo non è un problema. Devo dire che l'effetto del ring di Einstein è un pochino più sottile, perché io non so come fare, cioè, che modifico lì? Cioè, il fatto che c'è un oggetto che mi si mette in mezzo e che non fa luce comincia a essere un pochino più delicato. Quindi, secondo me, il ring di Einstein in qualche modo è il freno alla fantasia di teorie modificate della gravità. Tuttavia, tutto è possibile. Però non do ragione alla spiegazione semplicistica, però c'ho un dubbio io stesso. La materia oscura c'ha due difetti. Uno è quello di essere 5-6 volte la materia normale, no? Cioè 4%-25%. Ora, se ci sono due fenomeni molto diversi, devono essere molto diversi, a me una cosa. 5% o 20% è lo stesso numero per un fisico, no? Cioè, gli ordini di grandezza li capisco. Quindi, ma perché ci stanno queste due cose simili, va bene, che si comportano in maniera così diversa, ma gravitazionalmente si comportano nello stesso modo? Questo è un primo, diciamo, mal di stomaco che sento. Ma in realtà il mal di stomaco peggiore è che il resto, che è? Cioè, perché il resto è antigravità, per quanto ne... Io sono terra-terra, ma se l'universo si espande a velocità sempre più accelerata, come dicono quelli che hanno fatto gli esperimenti delle candele standard, delle supernove di tipo 1A o quello che sia, una cosa che si espande, in cui due cose si allontanano e continuano ad accelerare, e quella si chiama antigravità, però che è una forza che a me non mi risulta, cioè in laboratorio non la so fare. Capisco perché non la so fare, perché tu mi dici quella cosa la vedi solo su scale immense, no? Quando l'universo era piccolo così, che volevi fare? Quella non agiva perché c'era la gravità che era potentissima. Però questo è il secondo mal di pancia grave, va bene? Ora, da due mal di pancia non è chiaro se devi pensare che prima o poi capiamo, o devi pensare che non abbiamo capito niente, che è uno dei due atteggiamenti possibili. Quindi io non ho venduto la materia oscura come un oggetto che domani scopriremo. Io ho detto, c'è un problema serio, noi siamo dei modesti fisici sperimentali e purtroppo sappiamo fare solo gli esperimenti in un certo modo. E quindi quelli proviamo a metterci in un'ottica per cui la materia oscura si comporta come vorremmo noi, e certo da qui alla verità ce ne potrebbe correre molto. Allora, abbiamo fatto tutte le domande, c'è qualcun altro? Va bene, allora salutiamo il professore, lo ringraziamo, buona serata a tutti.